Benvenuti in questo nuovo episodio di Football Manager 24 con il nostro Vicenza. E abbiamo superato il primo turno di Coppa Italia contro il Sassuolo. Partita durissima, finita ai rigori, 5-6 per noi. E sono molto molto contento di questo risultato. Ma ora inizia la Serie B. E prima partita sarà in casa contro il Cagliari. Ho guardato e ho mandato, devo ancora vederle, delle mail di interessamento dei giocatori come ali sinistre. E guardiamoci insieme. Allora, Barco non vuole venire neanche in prestito, ok. Rego non vuole venire. E quest'altro sta crescendo, è un contratto piuttosto oneroso, potrebbe essere meritevole. No, sembra impossibile. Pedrola, impossibile. Voi immaginate Marquez con la maglia del Vicenza? Magari. Potrebbe. 35.000 euro mi chiedono. E lui? No. L'unico che potremmo prendere è lui. 22enne, vuole poco. Ha tante qualità di caratteristiche. Corre con la palla verso sinistra, prova finta e mossa sorpresa, ama giocare con la palla tra i piedi, corre spesso con la palla al piede. Potrebbe essere un buon giocatore, anche giovane, portoghese. Io ci provo a fargli un'offerta. A sto punto fai offerta. È in scadenza, tipo qualcosa. Perché costa così poco? Ho un dubbio. No, non è in scadenza. Vabbè, io li spendo questi soldi per quest'ala. Non voglio il percentuale sulla prossima cessione. Non voglio il totale. No, via sta roba. E prova. No, 36 mi sembra, 35 era 35, quindi 35 io te li do. Ti do 30, ti do anche 30, sono tanti. Ti do 25. No, ti do 30, ci siamo, 39, abbassa, 32. Dai. 35. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Che Murillo non è registrato. E siamo a corto, visto che è infortunato ancora lui. 45 minuti al massimo. Franco lo mettiamo anche lui tra i possibili entranti. E così abbiamo un centrocampo molto fisico, molto molto fisico. Però devo giocare con Sonas, se lo trovo. Dove è andato Sonas? Qua. Dai, vedi di cominciare a giocare. Carl è in prestito, non voglio giocare solo con lui. Gli altri mi stanno super bene. Super bene. Cioè, mi stanno bene come giocatore in campo. E si parte. Lo Celso ha perso la sua titolarità. Non mi ha convinto in questa prima fase. Però vediamo un po' quello che si riesce a fare. Rispondo al gioco, mi va bene così. Ok. Non in possesso, così, ok. Siamo molto aggressivi, molto. Giusto per vedere un attimo, No, tiki-taka verticale, va bene. Abbiamo abbassato un po' l'intensità, anche perché sennò moriamo a fare gegen pressing continuo. No, cos'è sta roba? Via. No. Così.
Anche stretta, mi piace anche stretta. Ok. No, no, state alti, ragazzi, state alti. Vogliamo aggredire subito la palla. Sarebbe Gegen Press la cosa migliore da fare. Vediamo un po' come va. Vediamo un po' come va. Sono dubbioso in parte, ma in parte anche, non dico emozionato, ma pronto. Lui potrebbe diventare veramente forte. Ci sto scommettendo tanto su di lui, ma spero che appunto dia faccia quella crescita. Potenzialmente è un livello di giocatore di Serie A. Quindi ci sta bene. O lo facciamo crescere ora. Sono in forma, non c'è problema. Abbiamo 5 cambi e non abbiamo paura di usarli. Vai. Mi aspetto una vittoria. Oggi dobbiamo rivalerci su di loro. E tu ti gasi. Bosili, forza, eh. Bosili, sei il nostro punto di riferimento in attacco. E devi farci fare la svolta, eh. Ho scelto te al posto di Ferrari, anche per una questione anagrafica. Però urca! Cumezio! Cumezio! Oh! Ha il vizietto del colpo di testa, eh! Bravo Cumezio! Guarda lì! Pam. Eccolo! Eccolo! Il primo gol ufficiale nelle partite di Serie B. Lo segna lui dopo che ha segnato anche in Coppa Italia, pareggiando con il Sassuolo. Io volevo vedere i pronostici della Serie B, però non ce li fanno vedere. Io li lodo, eh. Ok. Touré! Elias! Corti Navis, fermalo! Fermalo, Corti! Bravo, 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 Corti! Adesso recuperiamo le posizioni. Ecco qui, manchi te. No, no. Che rischio. Inido. No, Candela. È la sua tattica. Lui la passa agli avversari per poi dopo poter andare in contrasto. Perché non sale uno contro uno. Quindi fa, aspetta che la perdo. Così io sono forte nell'uno contro uno in contrasti e gliela rubo. 2-0, molto molto bene, ottimo, ottima partenza. Dobbiamo continuare, ovviamente. E sì, Amenido sarebbe da cambiare. Amenido sarebbe da quello da cambiare. Vediamo se si fa qualcosa a riguardo con il ragazzo che abbiamo visionato e mandato l'offerta prima. Che sarebbe un ottimo. Amenido, cosa fai? Spaccone? Spaccone. Spaccone, mi dà un fastidio. Ste teste vuote. Vedo se va tutto bene la gestazione. Sì, va tutto bene. Ok. 2-0. Molto bene. Sono felice di continuate così. Bravi, bravi, bravi. Teniamo. Li lodiamo. Teniamo il morale alto più possibile. E vincere aiuta a vincere. Sicuramente quella vittoria contro il Sassuolo ci ha dato tantissima energia fisica, ma soprattutto mentale. Ora è il momento di fare qualche cambio, forse. Teniamo ancora botta un attimo. Teniamo ancora botta un attimo. Teniamo ancora botta un attimo. Io ho i cambi che non sono scarsissimi. Più o meno, più o meno. Più o meno. Comezio è cotto. Comezio. Mettiamo Romagna. Mettiamo Zimmerman. Ok, Candela. Tamba. Cortinovis. Rubinho. Ma oh no, Rubinho. Dove è andato Rubinho? Si è infortunato? Vai Gerson.
rientra anche Gerson, va bene. E Tamba, vai. E Zimmerman, no, mettiamo quelli che giocano, tipo Carl. Carl al posto di Batista, di Sonas, vai, teniamo un'impostazione alta. 1 2 3 4, ho un altro cambio, mi sembra ho un altro cambio e forse Costa mi può dare quella spinta in più sul versante sinistro. Vediamo un po'. Rodriguez ha la palla, la gira per Tamba. Tamba mette il cross, va bene. Elias di nuovo dentro. Va bene Elias, va bene, bravo. Lì però Zimmerman, non fare fallo te. Sì, ma che gol ha fatto? Che gol ha fatto questo? Ma chi è? Chi è questo qui? 10 di finalizzazione? 9 di tiri da lontano? Scusatemi, ma che gol ha fatto questo? Cioè, per carità, eh? Piede forte il sinistro, va bene. Mi sembra un po' esagerato il gol che ha fatto, eh. Mi sembra un pelino esagerato il gol che ha fatto, eh. Vabbè, l'Eurogol contro di noi. Vai. L'Eurogol contro di noi. Peccato. Contro di noi l'Eurogol fanno questi. Va bene. Stiamo zitti. Tattica. Non in possesso. Schiacciati. Rallenta il gioco. Ok, stretti. Conferma. Adesso si gioca un po' sui nervi, stando belli stretti, anzi istruzioni. State più bassi. Calma. Calma, stiamo belli schiacciati. Durissima qui. Perdiamo tempo. Non permettiamoli di avere delle azioni buone. Non permettiamoli! Prima partita si porta a casa, ragazzi. 7 tiri a 1. XG completamente dominato. Abbiamo vinto al pelo, nonostante tutto. Però abbiamo vinto. Bravi tutti. Molto, molto bene. E siamo qua. Dopo aver giocato contro il Cagliari, Il Cagliari, non... una squadretta. Anzi, una squadra parecchio... parecchio quotata. Visto anche... diciamo, quello che hanno... Ok, Sandon... Sandon ha perso tutto quanto. No. Vabbè. Sandon è stata un'ottima cessione. Posto. Allenamento, preparatori, sistemiamo tutto. Tutto raggi, li sistemiamo anche qui. A riposo, mettiamo i giocatori qua. Ok. Salviamo. E
Ok, per iniziare va sempre bene questa qui, che siamo un pochino alti. Mi piace, mi piace. Con il ritmo di gioco che ogni... Diciamo che ogni tanto prendiamo Urca. No, però tu gli paghi l'ingaggio, ragazzo. Tu gli paghi l'ingaggio almeno. Almeno l'ingaggio glielo paghi. E poi mi dai 300. No, e allora, cioè poi chi è questo di Balga? Veloce, ma non ha i piedi. No, 19 anni. Ne avessi avuti 15. Oh, 142. Vai. Vai, 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 vai. 142. 140. Vai. Vai. Anche 4 anni. Guarda, 166. 4 anni. Rodrigo Marquez. Si accetta. È tanta roba, eh? Tanta, tanta roba. Lui chi è? Ha fatto offerta per... No, noi? Questo non è male, mi sembra. Maledetti. Vicenza ha aggiunto un accordo con la sua di 180.000 euro. Maledetto. Maledetto, maledetto, Kanda. Sei una merda, Kanda. Sei una merda. Una merda. Non si fa così, eh. Ricerca staff. Sei una merda. Una merda. Perché veramente così sei una merda. Vediamo se c'è qualcuno. C'è nessuno. Non c'è nessuno. Peccato, peccato, peccato. Che brutta cosa, che brutta cosa, veramente. Veramente è una brutta cosa questa, eh. A sto punto guardiamo anche la tattica, conoscenze tattiche. Pff, figurati. No, c'è qualcuno. Gary Darmian della Santa. 14. Porca miseria, ragazzi. Non ci stava questo perderlo. Ci prendiamo un direttore sportivo e un gestore dei prestiti. Ministero del Recuperamento, capo osservatore. Ci lavoreremo per gli osservatori. Però veramente testi di direttore sportivo. Direttore sportivo. Negoziazione intanto la faccio io. L'importante è che tu abbia del giudizio potenziale. Allora,
un'altra abilità. Mi interessa soprattutto quello potenziale. Allora, 17 per Paolo Marino. 17, 17, 14. E lui 17. Mangia lui, eh. Marino, tu quanto vorresti? Ti do 146. No, 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 così è troppo, ragazzo. 198. 203. E abbiamo un direttore sportivo. Capo osservatore. Adesso andiamo a cercare un capo osservatore. Osservatore. Capo osservatore. Vai. Allora, la cosa importante è che tu abbia questo. Ah, sei l'unico, Vic. Vic 56enne, però. Vai, capo osservatore ti metto. Esattamente. Oh. Guarda, se prendi anche 67 io sono anche contento. 88, guarda, se prendi anche 78, vai. Va bene, 83. Tanta roba, tanta roba. Oh. E analista del reclutamento. A sto punto prendiamo anche analista del reclutamento per beccare qualcuno magari di giovane interessante. Ok. Vai. Qualunque. Ok. Non ci sono. No, c'è. Qualcuno c'è. Zoccola. Pereira. Portogallo. Pereira, vai. 5, dai. 57, 52, 73, 78, dai, e basta, ce ne basta uno, dai, non esageriamo perché già non ci sono soldi. Chi è Stinky Baby? Sticky Baby, Sticky Baby, Sticky Baby, vai, accettata, avvia. Finalizza. 10 mesi il cap, però 10 mesi non me ne faccio niente per 10 mesi. Cioè, non fai 3 anni. Cos'è 10 mesi? 10 mesi. Dai. Dai, dai, dai. Che cosa stiamo a dire? 10 mesi. 10 mesi me ne faccio un tubero. Allora, qui mettiamo Carl qui. Qua ci mettiamo Celso, Robinho. Ah, questi sono fuori. Allora, Meroni, ciao. Franco, ciao. Robinho, sì. Anche Sonas dentro. Colon, vai. Oh. Vediamo se Franco riusciamo a metterlo. No, è fuori. No, piuttosto Meroni. Mion, Mion, ma che cacchio ci fai qui? Vai. E prova atletica anche lui. Porca vacca. Amenido, niente. Lui ha un po' di 40 minuti, 45 minuti. C'è il Suture. Difesa non tocco niente. Non tocco niente.
Teniamo questi. Teniamo questi, me ne prego. Me ne prego altissimamente. Vai. Hai un istituto in eccesso. È Mion. Mion non lo voglio neanche vedere. Franco. Sta lì. Vai. Ok. Abbiamo anche troppa gente in base a quello che è il nostro, diciamo, obiettivo. Visto che la Coppa Italia non credo andremo molto avanti. Già abbiamo fatto un miracolo. Poi adesso beccheremo una Lazio, la Roma, che ne so, l'Udinese. No, l'Udinese non credo, però dopo il Sassuolo beccheremo comunque una squadra forte. Quindi molto forte. Già il Sassuolo è metà classifica di Serie A, quindi beccheremo qualcosa di in più in alto. Molto probabilmente. Sarebbe quasi un sogno beccare la Juve o l'Inter, magari in casa per fare palazzo, cioè stadio pieno e magari qualche racimolare qualche soldo. Il Milan, cioè, non sarebbe male se valesse questo coefficiente. Perché magari se becchiamo anche una squadra di Serie A, però meno blasonata, non abbiamo lo stadio pieno e prendiamo meno soldi. Non lo so se abbia una sua valenza questa cosa. Vedremo, vedremo. Tanto siamo completamente in difficoltà contro il Südtirol. Non riusciamo a giocare. Siamo un po' stanchi, ma me ne frego altamente le balle. Questi giocatori dovranno giocare parecchio. Karl, tanta roba. Perfetto. Mi interessa. Dai, dai, continuiamo così. Segniamo. Un golino. Anche loro però sono stanchi, eh. Sta arrivando la stanchezza anche da parte loro, eh. Touré. Idrissa. Cortinovis. La larga per Candela. Idrissa. Lo Celso. La gira per Elias. Dentro. Tira! Elias! Grande. Primo gol del nostro terzino di Serie C. Però va benissimo così. Viene dal Real Madrid. Lui è scarso, ma non lo sa. E dice: io sono forte. Questo lo faceva anche Ronaldo. E lo fa anche lui. Bravo. 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 Bravo il nostro Elia. Lodiamoli. Se non ce l'hanno male. No, né caldo né freddo. Gliene frega una ceppa a loro. Allora, Touré incomincia. Allora, Cortinovis è già stanco. Incominciamo a mettere Gerson. Che sono da quel lato, non fa male. Robinho, Robinho, dove sei, Robinho? Oh, tu puoi giocare solo lì. Allora, no, allora ci mettiamo Robinho. Ci mettiamo il nostro Robinho al posto di Gerson. E Gerson ti mettiamo di qua. Posto di Amenido. Ok. Elias, stai su che hai anche segnato. Quindi va benissimo. Allora. Scusate. Lui ci mettiamo. Io ci metterei di nuovo Sonas. Dobbiamo fare un po' di. Dobbiamo farlo andare. Sonas però non fa l'incontrista, ma ci va lui. No, aspettate. Esatto. Esatto. E lui fa. Puoi fare anche l'incontrista, fa vedere. Fa vedere se puoi fare anche l'incontrista, lo Celso. Dov'è l'incontrista qua? Di sostegno. Pochi contrasti, no. No, si è sbilanciati. Si è sbilanciati. Quindi niente. Idrissa al posto di lo Celso. Facciamo così. Ok, già questo forse ha più senso. E centrali. No, mi deve tenere un altro po'. Mi deve tenere un altro po'. Tavares. Un po' di velocità. Forse ci fa bene. Posso di. Non mi sta. Non sta. David non sta facendo bene. Placus. Un nome così importante. Deve fare tante cose. E dopo avrò solamente un cambio. Vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Teniamo. Teniamo.
cavolo. No, no, lui Kerav. Dov'è Sonas? Ecco. Mettiamo le cose in chiaro. Ecco. Già così è un po' meglio. E lode ragazzi, è un po' presto. Un po' presto per lodarli. Loda. Tura niente, non ha effetto. Eliath, ti cambio. Sei un po' stanco, mettiamoci Costa. Ok, va bene, va bene. L'ex capitano, uno dei più pagati della rosa, porca vacca. Sto maledetto. Sto maledetto. Aumenta questo. No. Più bassi. Adesso faccio tutto, eh. Frega una ceppa. Perfetto. Ok. Oh, adesso si rallenta il gioco clamorosamente. E siamo equilibrati. Loro vanno con tutti su. Apri il gioco con calma, con calma. Con calma, con calma. Teniamo palla. Gira, gira, gira. Gira. Tenere rallenta, ritornate. Passo la palla, calcio da corta. Pallone. Partite qui, molto corti, leggermente più basso. Spesso, stretta. Gestisci, gestisci, gestisci. Gestisci. Gestire. Ragazzi, gestire, calma. Calma, calma. E 2 su 2. 2 su 2. Molto, molto bene. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Molto bravi. Molto bravi. Tanta roba per ora, tanta roba. Tanta roba. Meroni. E no, mi dai dei soldi? Voglio 500 per Meroni. Cioè, loro che cosa vorrebbero? Cioè, vorrebbero gratis dei prestiti gratuiti? Vai. Loro vorrebbero che io mi sacrificassi. Ala. Ala, attacco. Mandalo a un corso intensivo. Ok. Calcio terminerà. Ok, revisione della partita. Qua che cos'è prima di fatto? Che contro? Tiki taka. E qui facciamo un po' di difesa, ci sta, ci sta, ci sta. Così mi va anche bene. A posto del fisico, qua ci mettiamo una riabilitazione. Qua tecnica, finizione, revisione della partita. Ok. E una pizzata uguale, uguale. Ok. Mi sta bene. Salvo e torno tra un attimo. Eccomi. Ho dovuto sistemare delle questioni extra. Allora, intanto partecipa all'ultimo. Questo. Va bene, salta, non mi interessa. Signora Stemi salta. Bene. Fine riunione, questi non mi interessate minimamente. Qua è arrivato Kilu. Idris, Voca.
Male, ormai non ci serve più. Siamo un po', Leo, siamo un po' indietro, eh. Melegoni va... va al Perugia in Serie C. Lavora, ok, su questo, sulla resistenza, mi sta bene. E vediamo un po'. Klimovic ha dato appunto in prestito. Va bene. Mandalo a un corso di lingua. Capo osservatore, va bene. Incominciamo quindi a fare questi colpetti. Mandalo a corso di lingua intensivo. E Marino. Oh, abbiamo un bel direttore sportivo ora. Molto molto bene. Vediamo se riusciamo a fare il salto di qualità con un direttore sportivo, diciamo, di alto livello, eh. Intanto sistemiamo sempre i preparatori. A riposo li mettiamo, il preparatore lì. Sistemiamo i tutoraggi. Rosa. Codesta qui. Posto. Io volevo vendere veramente Ferrari. Non troverebbe posto. Io ve lo vendo anche a 1.800.000. Lo svaluto, lo sto svalutando parecchio. È almeno della metà di quello che vale, al massimo. Fravola. No, non... no. Non ha un gran potenziale. Tu, Rodriguez, mi hai rotto anche un po' le balle, eh? Io, Gerson, mi hai rotto veramente, veramente, veramente le balle anche te, eh? Te per 1.000.000 ti vendo. Sei sempre rotto e io di gente sempre rotta, piuttosto ne prendo un altro giovane interessante. Cioè, mi sono un po' rotto le balle di gente che è moscia, così moscia no. Ambrosino, siamo già a posto. Sarebbe un ottimo acquisto, difensore centrale. E chi me lo dice che sarebbe un ottimo acquisto? Cioè, siamo d'accordo con lo staff, trasferimenti e contatti. No, occupa di persona. Ok, Marino fa magari prestiti. Ok. Ok. Messa a punto la faccio io, poi Marino, tu troverai qualcuno di interessante? Non lo so. Vediamo un po'. Calci piazzati faccio io. Faccio io. Accetta incarico. No, faccio io. Ok. Faccio io quel calcio piazzato a questo punto. Faccio io questo. Non ci manca. E ricerca. Oh. Vic. Fornisce. Intanto salviamo. Ok. Poi consiglia rapporti. Direttore sportivo. Fornisce rapporti osservatori. Lui. Ok. Sviluppo.
settore dello spettacolo del giovanile. Chiedi consiglio e fornisce rapporti sui giocatori. Chi è questo? Collaboratore tecnico? Il direttore sportivo. No, che direttore sportivo, il responsabile del settore giovanile. Vic Saurini, no, lo chiediamo a Neil. Staff, chiedi un consiglio a direttore sportivo. Allora qui ci può stare, per il resto facciamo questo. Staff under 20, ok, ingaggio io, ingaggio dirigenti io. Lo staff giovanile invece, ok, mi sta bene che lo faccia Marino, sperando che faccia qualcosa di positivo. E dirigenta, porca miseria, Stefano Rosso, tu non mi stai dando delle gioie, eh? Non mi stai per niente dando delle gioie. Vabbè, Ferrari starà qui. Cari? No, togli dalla rosa. Non lo voglio in nazionale. Rodrigo, problema, dai. Vabbè, cedo, non c'è problema. Nessuna offerta per lui. Oh, ragazzi, siete abbastanza dei rompini, eh? Molto rompini. Oh, tutto esaurito, ma siamo là. No, Vicenza a Palermo. Oh, cominciamo a fare di tutto esaurito, eh? Allora, io volevo vedere anche favorito il Vicenza, favorito contro la Sampdoria, contro di noi giustamente, e favorito il Brescia. Quindi contro il Palermo siamo favoriti noi. Va bene. Ma non c'è una lista di squadre, porca miseriazza. No, eh? Non c'è la lista di squadre. Ah, no, è questa. Le quotazioni sono queste. È la sfusione Cagliari, Palermo, Sampdoria, Venezia. Ecco quanto siamo quotati. Quanto qui, tutte queste. Male. Siamo quotati male. Però abbiamo già vinto contro il Sud Tirol, che è quotato meglio di noi. Molto bene. E vabbè, va bene. Che ci vuoi fare? Contro l'uso dei dress per spedire. Ah, c'è Capuano. Lui non vuole il direttore sportivo. Vabbè. Invece a me fa comodo. Se non ti affidi a nessuno, non puoi migliorare. Devi affidarti alle persone, ascoltare le loro idee. Puoi anche dire di no. Penso di fare un'altra strada. Però almeno hai un punto di riferimento differente. Hai un'opinione differente. E fa sempre bene avere un'opinione differente in più da valutare. Poi magari sbagliata, però che ce frega noi. Noi valutiamo. Qua perché ne ho così pochi? Oh, Marquez! Oh, una bella attacco classica. Oh, finalmente una buona ala classica. Ci abbiamo messo parecchio, ma finalmente ce l'abbiamo. Franco, ti posso convocare? No. Franco, mi dispiace, ma non... Vai fuori dalla lista. Gioco con loro? Chi voglio giocare? Forse partirei con Robinho al posto di Cortinovis per dare freschezza.
No, no, dopo, dopo. Andiamo così. Vai, vai, assegniamogli subito il numero. Due volte Ronaldo, il 20. Ronaldo il fenomeno. Due volte no. Aveva il 9 Ronaldo. Due volte Baggio. Vai, godetevi questa partita. Godetevela. Perché abbiamo finalmente uno schema con tutti al loro posto. Poi possiamo perdere. Però almeno sono riuscito. Non parlo più. Non parlo più. Che botta che c'è, porca vacca, oh. Non riesco a finire di dire una cosa che pam! Porca miseria. Però siamo riusciti a schierare una formazione con tutti al loro posto, per ora. Oggettivo, oggettivo questa cosa, oggettiva. Speriamo di poterlo fare più volte, che non si spacchino in continuazione questi. Oddio. Cari. Comunque è fortissimo questo Cari, eh. Mi piace proprio un botto. Adesso Lo Celso titolare. Potevamo fare. Non il turnover, eh. Metterci il nostro Batista e Carl. Cari davanti. No, Cari o Carl? Carl o Cari? Cari, Cari. L'ho chiamato Carl finora. E Cari davanti. Però sarà Carl. D'ora in poi è Carl. Anche si chiama Cari. Allora. Partita molto molto statica. Noi siamo in positiva. Tutti in attacco. Tutti su. Ma non riusciamo a tirare in porta. Va bene. Va bene. Non è abituato, Idrissa. Ok, dai, dimostratemi di fare un po' meglio. Dimostratemi qualcosa, raga. Sono punti che non possiamo mollare, eh. Sono punti che non possiamo mollare questi. Dai, dai, dai. Forza, forza, forza. Dobbiamo spingere ora, eh. Se non spingiamo ora, siamo fregati. Dobbiamo partire forte, ragazzi. Oh, è proprio destino, eh. Destino. Va bene. Il destino è questo. E noi non ci possiamo appellare a nulla. Il destino è questo. Dai, giocate giusto per avere un piccolo voto e subito incoraggia. Dai, fascia sinistra fresca. Costa, Carl. Rigorissimo. Rigorissimo questo, eh. Chi tira i rigori? Sonas. 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 Se non c'è Amenido. E Idrissa. Rigorissimo. Incoraggiamoli. Incoraggia. Dai Sonas. Dai Sonas. Mannaggia la miseria. Mannaggia, mannaggia, mannaggia la miseria. Che due balle. Pure palo nel rigore, pure palo e fango loro. Ma dai, ma cos'è? Ma cos'è? Cioè,
Sì, via, via, proprio una merda, così è una merda. Cioè, non voglio neanche stare lì a riguardarlo. Che merda, oh. Avete visto? Con un rigore sbagliato e un palo. Forse sul rigore mi sa che è quello. Veramente, veramente. Agghiacciante, agghiacciante. Sono a stupir su tutto quello che potevi fare, eh? Veramente tanto hai perso lì, Sonas. Sei sceso di importanza ora. Molto. No, che tattica. Niente, niente, niente. Abbiamo il doppio dell'Orex G. Ragazzi, questa è una partita persa. Se guardiamo i numeri, abbiamo dovuto vincere. A parte Sonas che ha remato contro. Sonas ha veramente remato contro. 4 settimane, va bene. Sonas ha perso veramente ogni possibilità. Cioè, io la gente così la voglio vendere. La voglio vendere e ci proverò. E ci proverò a vendere ora subito. Non ha, gli manca offer transfer 950, via Gerson 900, via. A me non interessa sta gente proprio non interessa minimamente. Milione, conferma. Ferrari. Dai, 1,5 milioni. È un regalo, eh. Dove sei te? Se stai nascondendo? Sonas. Via, anche te. Me, di te, me ne frega zero. Salviamo. E concludiamo il calciomercato, ragazzi. Rifiuto di comunicare con questo qui. Convocato nel togo, proprio lì potevi essere convocato. Maledetto, maledetto. Anche tu, tutti maledetti, siete maledetti. Gli attaccanti non stanno facendo il loro dovere. Nessuno degli attaccanti sta facendo minimamente il proprio dovere. Ed è una brutta roba. E prendi parte. Questo è sinistro. È uno che gli piace entrare. 30 anni. No, prendi parte. Dai, dai. Via i miei rematori avversi. Vi faccio vedere io qua, vi faccio vedere io qua. Non vi voglio manco vedere per sbaglio nei corridoi. Allora. Nessuno, nessuna offerta? Mendoza. Se adesso lo sistemo io anche i calci dei piazzati. Momento, datemi un momento che faccio tutto. Niente? Nessuna offerta per nessuno? Murillo. Dai, dammi 250. Niente. Niente. Niente questi, niente. Pavlovski.
agghiacciante. Isaac. Male, male. Kuliak, terzina, aggressività e coraggio. Però ti fermi a quello. 10, Sierra. Un'ala sinistra. Guarda, mi potresti interessare moltissimo, Sierra. Paradoschi, portiere. 9-9, Costa Pinto, Mavinga, un'ala destra, un'ala destra, siamo già a posto. Ok. Mosciata. No. Devo decidere io, giusto? Ah, noi è andato via. Ok. Non nostro. Papa. Un'ala. Schifo. Non è interessante. Allora, 300.000 Sierra. Discuti con la gente. Quanto vuoi? 392. Un po' tanto voi, eh. Fai offerta. 300. Fai offerta, sì. È la tua clausola, quindi avviene negoziati. Vai. 300. Vai. No. 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 Vai. No, 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 no. Fai il serio. Fai il serio. Già meglio. E vi anche questo qua. Oh, un po' di prestiti, ragazzi. Molto bene. Tutti a zero, eh? Va bene. Tutti a zero, almeno possono crescere. Allman non mi interessa. I miei nessuno li vuole, eh? I miei brutti animali da strada, no. Serra in procedura. Accetta. Ok. Molto bene. Attiche. Appena arriva Sierra lo mettiamo lì. Mandalo in corso. Di sinistra. Ala d'attacco. No, d'attacco. Potrebbe migliorare molto, molto, speriamo. Per ora va bene così. Gli dai. Ok. Chi? Soro. ...19 anni, Soro. Un po' scarsino, eh. Possiamo provare... ...a Marino. Possiamo provare con Marino, eh. Allora, intanto qui. Vai, vai, vai. Rosa... No, anzi, scusate, sta. Che sta? Questo, inizio allenamento. Allenamento... No! Tattiche! Sierra. Dove è andato? Molto meglio. Molto molto bene. Oh. E davvero nessuno vuole Menido? Dai, Menido lo volete. Franco? Almeno Franco? Almeno Franco lo volete? Vai. Mion? Lo volete? Dai. Bocalon, questa gente qua, dai, dai, dai. Murillo pure, dai, non specificato, dai, dai, in 7 ore dobbiamo toglierci un po' di gente inutile. Sonas, te, anche te sei a posto. Agghiacciante, agghiacciante, ragazzi. Soro 33,
tempo, quindi vai. Prendiamo questo, Gustavo. Sono tanti piccoli investimenti per migliorare il settore giovanile, speriamo bene. Questo? 15-14, questo... Melvin Vucinovic Persson. Questo, un medianone. Oh! Devo aspettare, c'è qualcuno che vuole andare via? Zimmerman! In prestito... No, tu mi dai subito 500 e io ci posso prendere. E allora vaffan in giro. Dove sono le stelline? Dove sono? Ok. 9,5, Cinder. È una alla bassa però. No. Lui è alla sinistra. Adesso un po' troppe. Ne ho già prese due, basta Ali. Basta. Mitrovic? No. Fredrickson. Mamma mia che brutto. 18 anni però. Cook. No, basta. Non mi date gli altri 10 che mi viene voglia di comprarli. E questo è il nostro già. Perfetto, comprato Sierra. Va bene, teniamo lui. E nessuno che... Lui come mediano non sarebbe male. Poca freddezza, poco gioco di squadra. Qui è buono per la prima squadra. 18 anni, potrebbe migliorare tantissimo. Discuti con la gente. Vorrei 108. Vediamo intanto. Io ti do 125. Nulla. Litigherai con la tua squadra. Io non ti posso offrire quella somma. Allora, costa. Prestito. No, io voglio soldi, ragazzi. Soldi. Mi dai 500. E allora niente. Oh. Mi dai 500 e allora niente, posto. Qui vogliono arrivare a prenderlo gratis, ma non ci pensate neanche. Prestiti qua sono molto onerosi. Murillo al Como. Io vorrei un'offerta. Guarda, se tu gli paghi già il 60% di stipendio, poi mi dai due rate semestrali e poi mi paghi quello, vai, proponi. Oh, forse abbiamo trovato il modo. Accetta. Va bene, intanto questo qui è andato, almeno questo è andato. E Juventus si è già speso di più, però avrà venduto qualcuno, immagino. Calciomercato chiuso. Devi rispondere a cosa? Scusa, la registrazione della squadra, vai. Registrazione non necessaria, perfetto, se no siamo già a posto. Vai, conferma. Molto bene. No, non voglio parlare con questi. Con questi qua non ci parlo. Non ho fatto degli acquisti. Ma siamo già forti, ragazzi. Forti. E siamo già abbastanza, ragazzi. Abbiamo preso due ali importanti. State scherzando, ma. Ma state proprio scherzando? Siamo messi bene. Siamo a posto come rosa. E se non vi infortunaste ogni 2x3 saremo più che a posto. Qual è il problema della rosa? Scusatemi. Diogo. E qui. Dove sei?
Carl? No, devo mettere e togliere questi. Cari, siamo pure a posto. Qual è il problema? Qual è il vostro problema? Qual è il vostro problema che è irrisolvibile? Non riesco a capire il loro problema. Siamo 11 più 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, una cosa di 28 e siamo pochi. E siamo pochi in 28? A me non pare. A me non pare. Arriviamo alla fine di questa partita. E poi ci fermiamo. Voglio fare magari delle... in questo momento... delle... adesso sto leggendo. Degli episodi un pochino più brevi. E vediamo. Beh, una bella sconfitta. Tutti si aspettano una sconfitta. Dai, per ora possiamo farla, visto che intanto tutti si aspettano una sconfitta. Fammi vedere i calci piazzati. Allora, attacco. Come siete messi? Tiratore corner. Allora, destrorsi, ok, va bene. Indirizza sul secondo palo. Ultimi difensori. A chi resta indietro? Se necessario. Se inutile, vai avanti. Se inutile, vai avanti. Mi alzo tutta la volta. Ma io sto facendo attacco. Ok. A rientrare. Ok. Attacca il secondo palo. Marca il portiere. Palo di mezzo all'aria. Passo sul primo palo. Ma c'è proprio uno schema da fare? Posso spostarli? No. A destra invece. Non mi sembra che posso fare. Hanno cambiato completamente la roba, va bene. Allora, rigori. Quelli che mi hanno fatto vedere un po' di palle. Basta, basta. Ok. Ok, dai, facciamo sta partita. Vi regalo anche sta partita. Crossate di prima. No, perché dobbiamo crossare di prima? Formazione. Ci mettiamo Costa. Ah, però lì sta facendo bene. Vai a fare un giro. Ho comprato. Voglio sfruttarlo. Lui è infortunato. E quindi sta giù. Franco, vieni su. Amede fuori. L'altro è infortunato. Qua non c'è nessuno che può andare a pitavare. Se è l'unico. E qua? Robinho. Faremo così. Però è il tuo momento, fai l'uomo d'aria, prova a fare qualcosa di diverso, perché non strusci una palla. Non impostare toste più alti, bravi. Mi sta anche bene. Più corti, ok, mi sta anche bene. Fai tesi e giocate negli spazi. Mi sta anche bene, vediamo. Questa è una delle, forse la favorita di quest'anno. Sierra giocherà col 19 e via. E via, 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 via. Vediamo un po'. Devo controllare due cose, ok, infatti. Ovvio. Abbiamo vinto tutte le partite e oggi non è diverso. Mi piace che l'idea è comunque vincere contro chiunque. Anche se giocassimo contro il Real Madrid, partiamo provando a vincere, non a limitare i danni. Proviamo a vincerla. Questa formazione è parecchio offensiva. Infatti mi girano le balle quando non tiriamo in porta. Dovrebbe essere a rientrare il cross.
mi ha messo a rientrare, invece andava a uscire. Va bene, l'importante è che questi capiscono. Bello, bello. Va bene, Carl. Fermalo, 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 fermalo. Niente. Ma un classico fallo di... per fermare l'azione. No, non si può più fare il fallo tattico. Non esiste il fallo tattico, scusatemi. Cioè, adesso io sarò incoraggia, va benissimo. Ma un bel fallo tattico? Un bel fallo tattico non si può fare qui? Porca miseria! Dai, conferma modifiche. Elias, Carl, appoggia la Touré. Touré, dentro, dentro. Touré si sta proponendo molto. Va bene. Per ora stiamo tirando noi in porta. Stiamo avendo un buon possesso. Stiamo dominando, tra virgolette, per quello che è. Però... sappiamo tutti come andrà a finire, la conosciamo bene la nostra storia. E il Vicenza è un po' sfortunato in questo, eh. Non ha gli avi chiapponi. Non ha gli avi chiapponi. E nel dubbio non si vince mai. Questo che palo ha preso Sierra, è appena arrivato. Boom, boom, boom! Ma non un passaggio! Tira una Sabonza al massimo fuori! Una Sabonza! Bisogna tirare lì. Boom! Dai, dai, dai. Forza, forza, ragazzi. Che non riusciamo a vincere mai. Veramente. Nonostante questo. Cioè, devo fare una 0-5-5 di formazione. Cioè. Abbiamo sollevato il baricentro di parecchio in questa stagione, eh. Cioè... quasi al limite. Oh, Idrissa, ci dà. Oh, che ci dà una volta, una. Sierra è entrato bene, eh. Battista, buon passaggio, ottimo Battista. Finalmente ci ha preso bene di collo pieno e il portiere non ci può arrivare. Abbiamo dominato il possesso palla. Abbiamo anche dominato in generale, per ora. Per ora loro non hanno fatto tiro in porta, hanno fatto solo un tiro. Basta, nient'altro. Noi dobbiamo continuare così, ragazzi. Elias mi sta piacendo molto. Nonostante tutto sia scarso, mi sta piacendo veramente, veramente, veramente molto. Sta minando la forza, sta minando la resistenza. Intuito, impegno, visione di gioco, marcatura. Mi sta piacendo, non so. Nonostante le sue caratteristiche non siano divine, anzi, molto molto basse, da C bassa altrettutto. Corti Novis! Dove l'ha messa? No, rifatemelo vedere. Sierra! Non ho capito l'assist di Sierra e Corti Novis cosa ha fatto. No, Sierra... mi hanno detto che è partito male, mi hanno detto. Porca vacca, che gol. Porca vacca. Clamoroso questo, eh. Clamoroso. Sì, adesso sono 3. Se non ti casare troppo. Cerca di non perdere palla. Dai, 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 dai. Oi. No. No. La difesa è un colabrodo. Un colabrodo. Elia, dovevi stringere... Zimmerman diagonale, Candela diagonale. Qui ci hanno proprio... Ci hanno infilato. Touré. A me non sembra che sia questo gran tiratore. 10-10, infatti. Sì, fermo le modifiche, va bene queste. Nessuna pressione. Oh. A parte l'attaccante che non sta... Ma che gol di merda! Ragazzi, due tiri in porta, due gol! Ma non è possibile! Che gol di merda! Nessuno che l'ha fermato! Cioè, qui, sei con lui.
Dove vai? Qua nessuno è. Zimmerman fermo, Cortinovis ferma, Candela fermo, tutti fermi. Guarda, non c'ho niente da dirvi. E questo qua non sta facendo niente, lui proprio fermo, 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 almeno fai attaccante che pressa, fai qualcosa, non fai un tubo, non fai. Cioè, tutti fermi. Da 2-0 a 2-2 e adesso andremo anche a perdere, perché so già, qua si va a perdere. Nonostante il quadruplo praticamente del loro XG, 2-2. Un palo, 5 calci d'angolo, 10 punizioni. Mamma mia, che schifo. Che schifo. Ah, adesso la tentiamo. Vai Robinho. Vai Tavares. Tu fai il centravanti normale. Vai Costa. Serra va benissimo quello che hai fatto finora. Candela cambia, eh. Io questi non li vorrei vedere. Un altro regista attacco, doppio regista attacco. Siamo molto offensivi, ragazzi. Siamo parecchio offensivi. Molto offensiva. Se la faranno i nostri eroi? Ultima azione. Paratona. Niente. Con queste statistiche non riesce a vedere. O due tiri in porta, due gol. Della seconda partita che non portiamo a casa nonostante il merito in campo. Già la seconda partita, ma non riusciamo ad avere quella cattiveria sotto porta, non riusciamo ad avere quella zampata vincente alla Pippo Inzaghi, non riusciamo a avere neanche tanta fortuna, perché gli altri contro noi fanno sempre le partite ottime, pulite, senza sbavature. E noi invece no, riusciamo a essere puliti in più di due partite consecutive, è ovvio che lo paghi sta cosa, qui troppa difesa. Difendere largo, ma che difendere largo? Riposo. No, qua facciamo partite, qua ci recuperiamo le energie perché dobbiamo vincere. Non col nome, salva normale, salva, ok. E direi che guardiamo un attimo qui, sistemiamo gli allenamenti e siamo a posto. Preparatori. E voilà. Salviamo. E io vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.